Vittoria di misura per l'Alma Alcamo di Mister Kiko contro la Parmonval nel primo turno di Coppa Italia. Una vittoria che lascia l'amaro in bocca per le tante occasioni sprecate. Eppure è la squadra ospite, guidata da Corrado Mutolo, a passare in vantaggio nei primissimi minuti di gioco. Ma la squadra alcamese non molla e riesce a ribaltare il risultato, prima con Manfrè e poi con Picone, autore di un gol di rara bellezza. Discorso qualificazione dunque rimandato alla gara di ritorno. La cosa positiva è il fatto di aver recuperato alla grande questa partita, perché c'era una squadra ben messa dietro. Abbiamo subito un gol su una ripartenza, un errore difensivo nostro. C'è parecchio da lavorare, però è una giornata caldissima, era la prima gara ufficiale. La cosa che mi preme è mettere in condizione qualcuno che è indietro di condizione per portarli tutti allo stesso livello, perché c'è chi ha lavorato di meno rispetto agli altri, vedi Pirrone, vedi Manfrè, lo stesso Lala, ora si è aggregato Esposito con noi, gente che è indietro di condizione. Siccome ha qualità questa squadra, però è anche vero che per vincere la partita devi creare tanto, dobbiamo essere più cinici là davanti. È stata una bella partita combattuta da tutte le parti, sapevo di incontrare un'ottima squadra molto esperta per la categoria. E noi l'abbiamo preparata, noi dobbiamo ancora lavorare perché ci mancano alcune pedine, alcune diciamo che devono entrare in condizione, però sono contento perché la squadra, come hai visto, è molto giovane e quindi insomma già uscire dal Matranga insomma con i ragazzi che sono usciti a testa alta per noi è un motivo in più per dare coraggio a questi ragazzi e per far sì, per lavorare sereni per il futuro.